Correva l'anno 1768 e Giovan Antonio Canal, passato alla storia come il Canaletto, moriva in povertà a Venezia. Pare incredibile oggi che il genio pittorico che ha rivoluzionato il genere della veduta, famoso in tutto il mondo, abbia avuto una fine così triste. A 250 anni esatti da quel giorno, una mostra con il più grande nucleo di opere dell'artista mai esposto in Italia gli rende omaggio, come a ripagarlo del grande servizio alla storia dell'arte italiana. E non solo. In Canaletto, se uno si avvicina e guarda nel dettaglio alcuni aspetti e si astrae, sente il movimento, sente addirittura lo sciabordare dell'acqua, sente i rumori, comincia a sentire le chiacchiere delle persone, insomma, una sorta di altra dimensione della realtà. Dalla giovinezza tra Venezia e Roma, come uomo di teatro e impetuoso pittore di rovine romane, al suo ritorno da Roma come stella nascente sulla scena delle vedute veneziane. 42 dipinti, 9 disegni e 16 libri accompagnano il visitatore nelle sale dell'esposizione lungo un percorso volto a far conoscere un artista che troppo spesso è stato affiancato alla figura del fotografo, ma che in realtà rappresenta ben altro. La Roma che poi vediamo in questa mostra dipinta nel periodo veneziano e nel periodo inglese è una Roma spesso di fantasia, far lavorare l'immaginazione, e questo è un aspetto assolutamente formidabile, perché dice quanto quell'epoca era anche un'epoca, diciamo, di utopie, di sogni, di ricerca. La mostra Canaletto 1697-1768 rimarrà aperta a Palazzo Braschi a Piazza Navona fino al 19 agosto, con visite guidate gratuite per le scuole di Roma e della città metropolitana e una serie di attività didattiche a pagamento per il pubblico non scolastico.